Noi gridiamo il nome, diciamo come diciamo tutti naturalmente, l'ospite politico di oggi, il leader della Lega Matteo Salvini. Buongiorno, bentornato su RTL. Buongiorno, grazie, buon lunedì e buon viaggio anche in macchina. È ancora in montagna? Sto facendo la borsa, c'è mia figlia che dorme, sono sul balcone per non svegliarla, Forastella alle 8:30. Infatti. Domani Rimini, Pesaro, Giulianova, dopodomani Amatrice per ricordare il terremoto, poi Roma, insomma, è un agosto tutto italiano, ma è giusto così. Io ho la fortuna di fare il lavoro che coincide con la mia passione da tanto e che mi piace, quindi non è per me un problema. È un'immagine da lunedì mattina, un lunedì mattina che non è come gli altri, perché oggi c'è il termine ultimo per il deposito delle liste che è fissato alle 20. Allora abbiamo visto i nomi di Fratelli d'Italia, quelli di Forza Italia, la Lega li renderà noti dopo questa intervista, insomma presumibilmente durante la giornata di oggi. Avete le idee chiare? È tutto chiuso? Sì, è chiuso da ieri. Stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano tutto il materiale. Diciamo che sono orgoglioso che ci siano nuovi sindaci candidati in Toscana, in Sicilia, in Lombardia, in Emilia, e poi come nomi esterni vedo che altri a sinistra candidano VIPs, volti televisivi conosciuti. Ecco, noi non abbiamo VIPs, però abbiamo ad esempio a Palermo il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, che di disabilità si occupa da anni e potrà essere un prezioso contributo in Parlamento, a Bari il presidente di Federanziani, che rappresenta le istanze di milioni di pensionati, e a Napoli il presidente di Fare Ambiente, che è un docente universitario che rappresenta l'ambientalismo non ideologico e che ad esempio crede che il nucleare pulito e sicuro di ultima generazione sia una grande opportunità per l'Italia. Quindi non abbiamo volti noti televisivi, ma abbiamo imprenditori, rappresentanti del volontariato e persone che in Parlamento sapranno cosa fare fin dal primo giorno. Ma ministri, viceministri e sottosegretari sono tutti ricandidati? Tutti, sì, ricandidati. Sì. La squadra della Lega di Governo, certo. Ministri, viceministri, sottosegretari, capigruppo, tutti assolutamente riconfermati. Allora, veniamo al temone, e il temone lo chiamo così perché è lo stesso identico del 2018 per quanto riguarda la Lega, e stiamo parlando della flat tax al 15%. Magari ci prendiamo qualche minuto su questa questione, perché intanto arrivano da molte parti, a partire insomma dai colleghi giornalisti ma ai nostri ascoltatori, insomma c'è questa richiesta di essere un po' più specifici dal punto di vista intanto delle risorse, no, per poter fare questa cosa, e poi forse magari diamo anche qualche numero perché non tutti conoscono la situazione. Salvini, lei ci conferma intanto che il principio guida della flat tax è quello per cui prima o poi pagheranno tutti le tasse? Ma l'obiettivo è abbattere l'evasione fiscale. Sì. Sembra chiaro in questi decenni che l'evasione fiscale non la abbatti con l'obbligo del bancomat, con gli accertamenti, col limite di spesa al denaro contante, con la lotteria degli scontrini, tutto è inutile. Tu l'evasione fiscale la abbatti se rendi possibile e conveniente pagare le tasse. So che prima di me c'era un direttore di giornale che parlava di decine di miliardi, io non so se abbia mai letto. Invito gli ascoltatori, poi lo metterò magari sulle mie pagine social, c'è un progetto di legge con i numeri e i dati depositati in Parlamento sulla flat tax e sul testo unico di riforma fiscale, quindi non si possono sparare numeri a mamma. Però ci sono numeri e numeri, no? Ci sono i numeri degli economisti, parlano da 50 a 80 miliardi, no. Ma sono di tante parti, no? Cosa parlano? Ma scusate, la flat tax non riguarda al massimo, nel progetto della Lega, i redditi familiari fino a 70.000 euro. Okay. Io leggo che Calenda parla, ma Berlusconi risparmierebbe milioni. La flat tax non riguarda Berlusconi. Ma quindi la flat tax non è per tutti? Mi scusi, perché se no non è una flat tax. No. Pazienza, non ho capito. All'inizio evidentemente no. Se uno legge quello che c'è depositato in Parlamento, si rende conto che partiamo da partite IVA e lavoratori autonomi, libero professionisti, che già adesso... E una parte c'è già, fino a 65.000, esatto, sì, perfetto. Proposta alzare il tetto a 100.000 euro,
di fatturato annuo per le partite IVA. Questo solo per le partite IVA. C'è già oggi, sì. Funziona per 2 milioni di partite IVA. Alzando il tetto si coinvolgerebbe okay. almeno un altro milione. Allora mi aiuti, in quanti anni si arriva a alla popolazione totale delle imprese? 10 anni? 5? In questo momento non è pensabile estendere la flat tax ai milionari. Mi sembra evidente. Se uno deve partire da una base, da chi parte? Da chi guadagna di meno. Quindi redditi familiari con un solo stipendio fino a 55.000 euro, redditi familiari con due stipendi fino a 70.000 euro. Questo riguarda lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi 55.000 euro con un solo stipendio e una sola pensione, 70.000 euro con due stipendi o due pensioni. Questo è il passaggio numero due che nell'arco di 3 anni si può portare a casa. Costo stimato complessivo, sì? Quindi partite IVA, lavoratori dipendenti e pensionati, 13 miliardi. 13? 13. 13 miliardi. Ma questi sono numeri, ripeto, non a capocchia, depositati in Parlamento, come sulle pensioni. È chiaro. Come su quota 41. Ci arriviamo. Non ci arriviamo perché c'è un pezzo su Repubblica che voglio proporle tra pochissimo. Che vince Salvini e dal 26 settembre tutti pagano. Ok, chiudiamo un attimo la parte flat tax. Salvini e nei primi mesi si può alzare il tetto fino ai 100.000 euro per autonomi e partite IVA e dal 2023 il lavoro può riguardare dipendenti e pensionati fino a 55.000 euro con un reddito e 70.000 euro per due redditi. Tenete presente che la mini riforma IRPEF, mini sulla revisione di alcuni scaglioni, approvata dal governo Draghi nella riforma fiscale, costa da sola 9 miliardi. E tenete presente che il reddito di cittadinanza, che io non voglio cancellare, ma sicuramente modificare, costa 9 miliardi. Sì. Questo per dare due dimensioni di grandezza. È chiaro. Salvini, le voglio chiedere questo però. A proposito della flat tax, come mai, prego, potrebbe chiedersi un ascoltatore, la sua proposta è del 15% come aliquota e quella di Berlusconi del 23%, non conveniva, o magari lei mi dice non è stato possibile, arrivare a un punto d'incontro e proporre qualcosa di unitario agli elettori? Guardi, io le so spiegare la nostra, ripeto, che è frutto di studi, è già operativa stamattina mentre siamo in onda per 2 milioni di partite IVA ed è già provata, è già validata. Perché il 15 e non il 23? Perché i redditi del ceto medio, quelli fra i 20 e i 40 mila euro, oggi con deduzioni e detrazioni, già pagano fra il 16 e il 17. E mentre la sua toglierebbe deduzioni e detrazioni, vero? Andremo a zero? Che andrebbero assorbite. Assolutamente, certo. Quindi se io metto il 23% di tasse a uno che porta a casa 30 mila euro lordi all'anno, questo ci smena. E c'è un punto però che non mi è ancora chiaro, Salvini, a proposito del combattere l'evasione fiscale. Quindi secondo lei, se fosse più facile pagare le tasse, leggi, cioè se la percentuale è più bassa ci pago meno tasse, io che non le ho pagate, diciamo esempio, per 20 anni, allora oggi inizio a pagarle se c'è la flat tax? No, se tu non le hai pagate per 20 anni sei un truffatore. Ma di questo stiamo parlando, no? Però con un'imposizione fiscale più bassa, per chi continua a evadere, anche solo con un'aliquota del 15%, per me c'è il carcere, come negli Stati Uniti. Ma se non li abbiamo beccati fino ad oggi, come faremo a beccarli nei prossimi anni? Ma tu, guardi, ovunque la flat tax sia operativa, sono decine di paesi al mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Europea, ovunque la flat tax sia operativa, è stata abbattuta l'evasione fiscale, perché a uno che magari è un furbetto conviene pagare più che non pagare, perché ce lo diciamo, io le ho sempre pagate le tasse, perché moralmente lo ritengo un dovere. Se uno non ha questa sensibilità, se gli chiedi il 70%, magari prova a fregarti, ed è sbagliato. Se gli chiedi il 15%, gli conviene non provare a fregarti. Vabbè, quindi torniamo al discorso di prima, chi non ha pagato, magari con la percentuale più bassa si convince. Beh, chi non ha pagato ad oggi, se non cambi nulla, continua a non pagare. Questo è certo. Per questo mi sfugge il nesso tra la flat tax e l'evasione. Secondo me restiamo ai livelli di prima, no, insomma, se non stiamo stati bravi. No. Se chi è all'ascolto in questo momento, ad agosto ci sono tantissimi adempimenti in questi giorni, che molti con fatica riusciranno a seguire, altri pur volendolo non riusciranno a seguire, ma parlo anche di IVA, IMSS. Sì, tra l'altro proprio oggi, perché è stata spostata oggi dal SED, da metà mese. Se tu abbassi queste pretese, vuoi vedere che lo Stato incassa di più, perché non ce n'è più uno
che evada, al di là di quelli che non hanno mai fatto la dichiarazione dei redditi per farsi la settima villa. Ma quella è un altro, quello è crimine, quella è criminalità e come tale va perseguita. Una povera persona che non ce la fa oggi a pagare il 22 agosto quello che dovrebbe, ma perché per il lockdown, per la luce, per il gas, per le materie prime, per il divorzio finito male, per il mantenimento dei figli, quello non è un criminale, non è un delinquente, va aiutato. Se tu abbassi le tue pretese, vedi che quello paga. Senta, in queste ore è scoppiato, l'avrà visto il caso, chiamiamolo così, dei confronti elettorali fra i leader. Allora, le voglio chiedere, a lei sta bene che nel caso di un confronto con Enrico Letta, segretario del PD, a rappresentare il centrodestra sia esclusivamente Giorgia Meloni? Ma a me piacerebbe che tutti potessero confrontarsi con tutti. Come io sto facendo su RTL da solo, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta. Su RTL, sulla flat tax, sulle pensioni, sulla riforma della scuola, sulla sicurezza, sulla lotta all'immigrazione clandestina. Quindi io spero che su televisioni pubbliche e private tutti, certo, abbiano modo di confrontarsi con tutti. Quindi vuol dire anche che questa scelta Letta Meloni senza gli altri non va bene, senza le altre parti politiche. Io non faccio l'organizzatore di dibattiti televisivi. Penso che i milioni di italiani che andranno al voto hanno diritto di capire tutti come la pensano. Io con Letta mi confronterei domani mattina su RTL o dove preferirebbe lui. Noi vi invitiamo. La mia disponibilità c'è senza sapere nulla prima, ma questo vale per Renzi, per Di Maio e per chiunque altro. Senta, torniamo un attimo ai nomi, perché la polemica del giorno è, ecco, vedete, Salvini ha eliminato dalle liste, almeno secondo i nomi che si fanno prima di avere l'ufficialità, i fedelissimi, chiamiamoli così, di Giorgetti, da Bianchi a Varese, a Volpi a Brescia, Locatelli, Ferrari, Grimoldi, eccetera. È così? No, assolutamente falso. Giancarlo Giorgetti, che è un amico che stimo, ad esempio, è candidato nel collegio di Sondrio in Valtellina, che è il più blindato di tutta la Lombardia. Ovviamente col taglio del numero dei parlamentari tutti devono fare un sacrificio, però c'è una squadra competente che io ho raccolto dai territori. Noi siamo un movimento che crede nell'autonomia e nel federalismo. Per me l'Italia, se diventerà un paese presidenziale e federale, sarà finalmente un paese efficiente e moderno. Quindi io ho semplicemente vidimato quello che delle singole province mi è arrivata come proposta. Però ripeto, i primi messaggi di questa mattina io li ho mandati al segretario della CGIL Landini, della CISL Sbarra e della UIL Bombardieri, per invitarli a trovarci a parlare di quota 41, di pensioni e di lavoro. Le polemiche sulle candidature le lascio al Foglio e a pochi altri. Mi dice, siccome c'è una lettura che dice che in questo periodo, in questa campagna elettorale, il centrodestra ha deciso di puntare su Giorgia Meloni, è così oppure in realtà ognuno fa, come potrebbe anche essere giusto, gioca la sua partita, la sua corsa e tutto è aperto in realtà ai fini dei risultati? Ma decidono gli italiani, il bello della democrazia, di cui vado orgoglioso, che ci hanno conquistato i nostri nonni e difeso i nostri genitori, è che decidono gli italiani. Non decidono paesi esteri, non decidono in qualche banca, decidono gli italiani il 25 settembre. Il centrodestra sicuramente ha il vantaggio e il valore aggiunto rispetto alla sinistra di essere unito, noi siamo compatti, di là sono divisi in tre e in quattro, poi ognuno, ad esempio la Lega, su alcuni temi ha più sensibilità di altri. Quando io parlo di tasse e pensioni è perché per me la priorità in questo momento sono ridurre le tasse e creare lavoro. Quota 41, oggi sono contento perché perfino la Repubblica, che di solito non ama la Lega, e la CGIL, che sicuramente non può essere accusata di essere una costola della Lega, dicono che quota 41 per superare la legge Fornero è la via giusta. E anche lì, se la CGIL dice che quota 41, quindi andare in pensione dopo 41 anni di contributi versati, costerebbe solo 1.300.000.000 di euro all'anno, smonta tutte le fake news che su non si può fermare la legge Fornero hanno girato in questi giorni. Quindi quota 41 significherebbe
aiutare molti sessantenni e sessantacinquenni e offrire a tanti ventenni la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Certo, chiarissimo. Quindi, senta, ieri è stato citato, Meloni magari la pensano in modo meno per me le pensioni, il lavoro, il taglio delle tasse sono le priorità, certamente, poi però insomma dovrete lavorare insieme su questo. Certo. Ieri è stato citato da Speranza sulla questione dell'obbligo vaccinale, della campagna vaccinale, perché dice che lei e Meloni diciamo che non state dicendo bene se siete a favore o no, perché quasi secondo lui fareste l'occhiolino ai Novax, è così? Ma noi eravamo al governo con Speranza, sì, certo. Non so se se ne è accorto, la Meloni no. No, la Meloni era sempre stata all'opposizione, però diciamo Salvini, so che se ne è accorto, va bene, sì. Un po' di stato, io sono vaccinato, mio figlio è vaccinato, ecco mia figlia di 9 anni che dorme beatamente nel letto non è vaccinata come la maggioranza. No, ma sulla quarta dose adesso siete d'accordo, si fa? Ma aspetta, visto che anche la cosiddetta comunità scientifica, i virologi, gli scienziati sono divisi e stanno dibattendo sull'efficacia, sull'età, sull'utilità, aspettiamo che almeno la comunità scientifica, che non è Speranza, permettetemelo, Speranza e la Lamorgese, con tutto l'affetto per queste due persone con cui abbiamo condiviso 2 anni di impegno, conto che dal 25 settembre facciano altro e non più i ministri, quindi Speranza si preoccupi di se stesso, che alla salute degli italiani dal 25 settembre ci occuperemo noi, e io non mi permetto, a differenza di altri, di fare campagna elettorale sui morti. Quando tal Crisanti dice che con Salvini al governo ci sarebbero stati, ci saranno centinaia di migliaia di morti, ecco, il tuo signore che per 2 anni in lockdown impazzava su tutte le televisioni come super partes e adesso ci racconta che da 6 anni era iscritto al PD e che Salvini è sostanzialmente un assassino, secondo me non rende onore alla comunità scientifica, che è composta da ben altre persone. È chiara la sua posizione. Allora facciamo una previsione affidandoci ai sondaggi, perché non possiamo fare altrimenti al momento, poi il 25 ne riparleremo. Allora, se tutto dovesse andare così come dicono i sondaggi, ad esempio il centrodestra che sfiora il 50% con Fratelli d'Italia al 23%, la Lega al 12%, sì, al 13%, Forza Italia all'11,5%. Lei il giorno dopo, rispetto al 25, al 26 settembre, viene... Questo è uno dei sondaggi. Sì. Ma però, certamente l'ordine è questo, più o meno, no, Salvini? Se le proporzioni dovessero. Diciamo il centrodestra è nettamente vincente, stando a tutte le rilevazioni, quindi questo mi interessa. Sì, bene. Quindi lei. Detto questo, mancano 35 giorni. Assolutamente, è vero. Mi permette di farle questa domanda. Lei il giorno dopo viene su RTL, se i risultati fossero questi, e dice: bene, ora Giorgia Meloni deve fare il Premier? E non capisco la domanda, perché la risposta mi pare ovvia e banale. Sì. La risposta è sì. Se vince Salvini, il Premier lo fa Salvini. Salvini, se no lo fa Meloni. E in un governo con Premier la Meloni, lei che ruolo si ritaglierebbe? Ma io aspetto che siano gli italiani, ripeto. Qua però all'interno lì i ministri poi li decido, cioè li decidete voi. Oggi è il 22 agosto, si vota il 25 settembre. Non andiamo a distribuire incarichi che non esistono fino a che gli italiani non scelgono e decidono. Diciamo che in Lega sicuramente ci sono donne e uomini che già incarichi di massimo livello l'hanno ricoperti, l'altro giorno citavo ad esempio Giulia Bongiorno per la giustizia, che potrebbero domani mattina essere eccezionali ministri di questo paese. Però per rispetto nei confronti degli italiani io aspetto il 25 settembre. Un paio di minuti ancora, Salvini, abbiamo. A proposito di programmi, no, parliamo di proposte, nel programma della Lega c'è nella sezione tasse ancora la ripresa, insomma, dall'accordo quadro del centrodestra, la questione pace fiscale, così la chiamate. Sì. Allora, sa che noi ogni mattina ospitiamo un esponente politico. Allora, la senatrice Gallone di Forza Italia ha detto, a domanda, è un condono? Sì. Ieri l'onorevole Del Mastro di Fratelli d'Italia ha detto no. Lei che dice, condono oppure no? Che? E anche questo l'abbiamo già fatto, il saldo estralcio è la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate, che anche in questo momento stanno arrivando a casa degli italiani, risalenti anche al 2015, 2016, 2017. 5 milioni. No, 50 milioni ne arriveranno entro fine anno. 5 milioni. No, io dico oggi. Hai perfettamente ragione.
50 milioni da qui a fine anno, la busta verde che ti trovi dal portinaio. Quindi la risposta è sì o no, un condono oppure no? No, la nostra proposta è saldo e stralcio, pagamento di una parte di quella cartella senza sanzioni, senza interessi, lo Stato incassa e il cittadino torna a lavorare. Quindi l'altra parte solo è abbonata, insomma. Solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi. Queste sono tutte cartelle esattoriali che riguardano persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, che non sono riuscite a versare tutto il dovuto, la stragrande maggioranza degli importi è inferiore ai 10.000 euro, per intenderci. Quindi queste persone o le tengo in ostaggio per altri anni, e io come Stato non incasso niente, oppure con il saldo e stralcio che già abbiamo fatto quando eravamo al governo con i 5 Stelle per 38 milioni di cartelle esattoriali, ne chiedo una parte, abbono il resto, lo Stato incassa una bella quantità di quattrini e questi italiani tornano a vivere come persone normali. E per chi il giorno prima però ha fatto altrettanta fatica eppure ce l'ha fatta a pagare tutto? No, ma a questi va riconosciuto il merito. Se un pensionato oggi si vede recapitare una cartella esattoriale da 1000 euro, cosa facciamo? Lo impicchiamo? No, però magari ci sarà un altro pensionato che ha fatto grandi sacrifici per pagarla quella cartella. Allora, ci sono 15 milioni di persone fisiche in Italia che hanno una cartella esattoriale pendente. O siamo un popolo di delinquenti, 15 milioni compresi i bambini e i centenari, oppure evidentemente il sistema fiscale italiano ha qualcosa che non funziona, perché 15 milioni di italiani che hanno una pendenza con l'Agenzia delle Entrate non sono i furbetti della villa o dell'auto di lusso. Sono persone che magari per una disavventura da 3.000 euro adesso hanno la vita. È chiaro. E un'ultima battuta, la prego, però in un tweet: questione interferenze russe sulla campagna elettorale italiana. Ma è una fesseria, ma noi siamo in Occidente, io adoro la libertà, la democrazia, la pace. Ecco, voglio rimanere in un Occidente libero e democratico, non da comparsa. E vorrei che l'Italia tornasse protagonista sulla scena internazionale di pace. Ecco, l'epoca Di Maio non ci ha visto esattamente protagonisti a livello internazionale. Perfetto, Salvini, abbiamo ancora un sacco di temi, ma sappiamo che la risentiremo: energia, bollette, tutto. Purtroppo il tempo è finito, l'aspettiamo nei prossimi giorni. Le vostre frequenze radiofoniche, sì, assolutamente. No, ma noi ogni giorno abbiamo ormai la maratona politica. Se non metto giù il telefono, vediamo cosa succede. Grazie al leader della Lega Matteo Salvini, buon lavoro, buona giornata. A presto. Grazie a voi.